Nicola Visconti, presidente di Sport Against Violence. Che cos'è e che cosa fa Sport Against Violence? Allora, Sport Against Violence è sia il nome della manifestazione che oggi giunge alla sua 10ª edizione e sia il nome dell'associazione di cui faccio parte. È partita con un progetto 10 anni fa per promuovere quella che sembrava un'idea matta, che era quella di realizzare una maratona a Baghdad, che invece oggi è diventata realtà, e da quel momento abbiamo cercato ogni anno di affrontare dei temi nuovi, dei temi diversi, sempre con in contemporanea allo sport e messaggi culturali e di pace per zone così difficili nel mondo. Adesione soprattutto dei giovani e giovanissimi, vi rivolgete a tutti, ma c'è anche un focus particolare sulla formazione e la sensibilizzazione dei piccoli. Perché? Dunque, noi ci rivolgiamo senz'altro a un pubblico variegato, ma senz'altro maggiormente a quello dei giovani, perché crediamo appunto che siano le future generazioni quelle che dovranno migliorare un mondo che probabilmente la nostra generazione invece ha in qualche modo peggiorato, e quindi non glielo diamo proprio al massimo dello splendore. E non solo quindi giovani bambini, ma anche giovani universitari, che sono per esempio i ragazzi che a Baghdad hanno preso il testimone della nostra idea e l'hanno portata avanti e sono riusciti ad organizzare già 2 edizioni di mezza maratona sulle strade di Baghdad. Baghdad non solo, perché l'Iraq abbiamo lavorato in tante zone, Erbil, che è la capitale del Kurdistan iracheno, giunge alla sua 5ª edizione della maratona quest'anno, e in più anche altri sport, perché abbiamo un bel progetto di organizzare un torneo di calcio in un campo profughi vicino a Sulimania. Insomma, una serie di esperienze maturate in questi 10 anni in Iraq e che oggi avremmo piacere e anche un nuovo sogno, che è quello di replicare l'esperienza irachena anche in Siria. Ora, questa giornata di oggi è dedicata proprio alla società civile irachena, siriana e palestinese, per testimoniare quanto esista una vita normale, una vita fatta di gente che va a lavorare, di gente che va a scuola, di gente che va al mercato e gente che pratica anche le attività sportive. Abbiamo iniziato questa mattina purtroppo sotto un tempo veramente inclemente con delle gare di atletica per i bambini. Poi il nostro focus è appunto quello di testimoniare attraverso anche persone, attivisti, le attività che abbiamo svolto in questi anni nelle zone medio orientali, quindi renderemo pubblico un po' quello che è stato il nostro lavoro in quelle zone. E poi invece questo pomeriggio ci sarà una staffetta alla 12 per mezz'ora, che è rivolta sia alle società podistiche ma ancora di più alle onlus che lavorano sul territorio romano con bambini e con persone adulte di diverse abilità. Tutti parteciperanno a questa staffetta, perché è una festa un po' per tutte le persone che lavorano sul territorio romano. Grazie.